Vediamo adesso una sintesi dell'incontro con l'allenatore inglese, Filiol, un incontro che ce l'ha fatto in inglese col traduttore. E c'è stato un atleta importante che ha detto anche il Papa, ha fatto la cittadina del Papa, anche il Papa Wojtyla, disse io parlo italiano piano, volete scusarmi se io non parlo italiano bene. È da, non so, 2 o 3 anni che è in Italia, però ancora ha fatto la sua presentazione basic, leggendo diapositive in inglese. Va bene, il suo stile è questo. E la presentazione però è comunque resta di un tecnico ad alto livello, un tecnico inglese preparatissimo, perché l'Inghilterra cosa ha fatto? Ha mandato, sappiamo, ha investito tanto prima delle Olimpiadi di Londra, ha formato tantissimi tecnici, li ha mandati in giro per il mondo a fare formazione. E il grande rientro dell'Inghilterra appunto è stato questo, nella formazione di questi tecnici, e noi abbiamo avuto il piacere e la fortuna di conoscere questo personaggio. Filiol, che allena in Italia, allena tanti atleti in giro per il mondo, quindi un tecnico competente. Un tecnico competente. Quindi, cosa dice? Bisogna capire la storia di ogni atleta, capire la storia di un atleta. Che gare ha fatto in Italia, all'estero, avere un po', prendere un po', capire un po' da dove arriva questo. Non è che io lo prendo, dico adesso ti do la tua tabellina, tanti saluti e basta. La storia dei volumi, la storia dell'intensità di allenamento, quindi che volumi regge, che cosa fa, lo stato di salute, come sta. Se si è allenato con costanza e qual è stata la sua progressione nel tempo, se è stata veloce, e pensare sempre dove può dargli quel qualcosa in più, guardandolo, cercare di capire che cosa gli può dare in più per migliorare, quali programmi e quali gare scegliere. Il discorso delle gare è abbastanza particolare perché lui consiglia sì di dare una o due gare l'anno facili da poter portare a casa la vittoria e poi dare una o due gare anche l'anno al di sopra del livello, quindi un livello superiore dove comunque andare lì magari prendere due schiaffi. Quindi consiglia anche per il top level di allenarsi e andare all'estero. E di capire, in funzione della stagione dell'anno, di capire come modulare i volumi e l'intensità di allenamento. E capire gli allenamenti, capire come ci si allena, perché gli allenamenti come devono essere. E quando uno l'ha capito, l'allenamento può essere ripetito, è assimilato e può essere ripetuto quando uno ha capito bene come doveva fare questo allenamento, perché delle volte uno non lo capisce, quindi se io ho capito come lo devi fare, vai poi lo fai da solo, lo ripeti e lo assimili. Quindi il consiglio che dà questo tecnico è per ogni atleta dare una tabella di allenamento, un vestito, quello che io chiamo tecnicamente cucire il vestito addosso, riuscire ad adattare la tabella addosso e poi vedere anche poi quanto riesce a recuperare, perché l'importanza è quanto è riuscire a recuperare. Per quanto riguarda la preparazione alla gara, fa un po' di citazioni, diciamo tra virgolette a caso, dice sì, la gara devi lavorare sul ritmo, sulla forza, sulla frequenza, certo. Andate a guardare il protocollo olimpico italiano di preparazione alle Olimpiadi, poi il protocollo Sfera. Non fare rumore qua. Eccolo qua, il protocollo Sfera. Il protocollo Sfera è il protocollo che ha fatto lo Stato italiano per preparare un atleta alle Olimpiadi. Quindi S sta per sincronia, giusta sincronia. F sta per forza, sfe, giusta E energia, giusto ritmo e giusta attivazione. C'è tutto un protocollo su questo, questo lo dico io perché non l'ha detto lui, il tecnico inglese. Protocollo Sfera, e quindi ti spiega bene come deve essere un tecnico preparato alla gara. Quindi, ok,
ogni atleta cambia, quindi bisogna avere la capacità di riuscire, anche se seguo tanti atleti, avere la capacità di cambiare il tipo di allenamento per ogni atleta, saperlo adattare e saperlo adattare nell'allenamento, nel volume e pianificare in funzione della realtà, perché non è che posso fare una tabellina e dico girate tutti a amatori e professionisti a un minuto sui 100, cioè devo riuscire ad adattare l'allenamento alla realtà. E va bene, questo è l'intervento del tecnico Filiol, e in bocca al lupo a tutti. Io non parlo italiano bene, però provo.